stato detto di tutto in modo competente e chiaro, quindi non c'è anche da aggiungere a tutto quello che hanno detto i sindaci, in particolare Marco e altri. Un concetto vorrei aggiungere. Discutere di, che vedo sui social, sui giornali, sui mezzi di informazione, la pista più lunga, la pista più corta, parallela, convergente, un grado in più, un grado in meno, di fondo da una parte, è tutta fuffa, è tutta spuma negli occhi. Cioè, questo serve solo per riuscire in qualche modo a fare il nuovo mega super iper aeroporto. L'esperienza di tutti i giorni ci insegna a tutti noi che le regole cambiano di continuo. Qualunque regola ci sia oggi, domani hanno cambiato. Ciao azienda, lo sa. Per cui, una volta che l'aeroporto riescono a farlo promettendo mare e monti, poi cambiano le regole e fanno i tribunali. Tra 20 anni poi vai a fargli causa dicendogli che il 16 di febbraio del 2022 c'è stata una... A che punto lì c'è qualche altro fuori? Quindi l'importante è non farlo all'aeroporto, perché una volta l'hanno fatto promettendo qualunque cosa, poi le regole cambiano e fanno più. Vorrei aggiungere a tutto quello che ho detto anche degli argomenti economici e tecnici. Io a Pereta ci sono anche affezionato, ci ho fatto servizio militare, però è totalmente inutile, anche dal punto di vista economico. Cioè, il turista che viene a Firenze, che sia di massa o di elite, non è che se c'è da fare più 40 minuti di navetta o un cilindro. Cioè, io all'aeroporto, io sono due figlioli, uno sta in America e uno sta nel Nord Europa. L'aeroporto lo do tutti i mesi, ma a me non mi darebbe nessun problema prendere una navetta, andare, anche perché quando io vado a Washington, arrivo all'aeroporto, ci sono 50 minuti di metropolitana per arrivare, cioè, eppure io sono lo stesso a Washington, non mi è che non ci vado più, cioè, conosco bene la metropolitana di Washington, l'ho progettata io, non è che racconto cose che leggo su internet, quindi dal punto di vista economico non ha nessun senso, cioè i turisti non è che il nuovo super mega aeroporto ne porta di più, porta i soldi della medesima qualità, non c'è bisogno di fare. E il businessman che viene a Firenze, a parte ora la pandemia ci ha insegnato che si fa tutto online, per cui il business se ne farà sempre meno, ma i grossi manager che venga con l'aeroporto privato, accanto c'è un famoso Carlino, non so se lo conoscete, che fa l'aeroporto privato, perché i dirigenti da Pignone li porta tutti, non hanno bisogno del nuovo super mega lì per l'aeroporto. L'aeroporto di Peretola deve diventare un parcheggio scambiatore per andare a Pisa. Tecnicamente parlando è così. Io quando io parlo di tranvie metropolitane non è che lo leggo su internet. Io ho lavorato a Saldo Preda per 25 anni al Dipartimento Ingegneria e ho fatto metropolitane, tranvie e mezzo mondo. In tutti i paesi del mondo, dagli aeroporti per arrivare fino al centro città c'è 40-50 minuti di navetta. E tutti si va, chi va a Parigi a vedere il Louvre? Che me ne frega se c'è da fare un'ora di tranvia. Ci va lo stesso. Tu dici no, non ci vengo perché non c'è l'aeroporto. Quindi tecnicamente da tutti gli altri. Quindi viene il sospetto che a pensare male si fa peccato, ma motivi non siano economici. Ci sia qualche altro motivo per cui bisogna essere fatto per forza questa parte. Aggiungerei un ultimo, che tutti dicono che bisogna fare il parto della piana e gli uccellini di laghetti. Bene, sono d'accordo, ma io aggiungerei anche che le città si espandono. Se un domani la città di Firenze dovesse espandere o residenzialmente, ma anche produttivamente, dove si espande? Su Monte Morello. L'unico posto dove si può espandere è nella piana. Semplicemente un mega aeroporto ci fa fare, la rimane bloccata. Quindi, in ogni caso, economicamente, tecnicamente e razionalmente è una stupidaggine voler fare questa cosa. Chi lo vuol fare, ripeto, pensare male si fa peccato, ma ci sta zitto quasi sempre, ci deve essere qualche altra forza. Siamo a parlare in casa,
non si sente nulla, se accendi la televisione non si sente nulla ogni volta che passa un aereo. È una cosa pazzesca.